e noi lo vogliamo accogliere con quella che è la sua canzone. Da calciatore ha fatto vivere tante pagine importanti nelle squadre in cui ha militato, nella nazionale, e questo è un po' il suo pezzo, quello che, con cui dà la carica, quello che lo carica prima di arrivare allo stadio. Signori, l'allenatore della San Benedettese 2017-2018, Francesco Moriero! Un brano che rappresenta un pochino quello che si vuole fare a San Benedetto, a mano non si arriva lontano. Piano piano, però coscienti di essere una squadra forte, fatta di ragazzi umili, che sanno quello che vogliono, e noi ce la giocheremo contro tutti, fino all'ultimo respiro, perché questo è il nostro pensiero. Lotteremo ogni partita per dare soddisfazione alla nostra città e ai nostri tifosi, questo lo possiamo promettere. Le prime impressioni? Prego. Applauso meritato, perché l'impegno, lo sa, specie a San Benedetto, è una cosa che viene sempre premiata, la maglia sudata, come si dice. L'ho fatto da calciatore, lo farò da allenatore. Il mio staff la pensa come me, i ragazzi la pensano come me. Siamo stati un mese in ritiro a faticare, a lavorare. È arrivato il momento di fare sul serio. Daremo il massimo, quello che la gente vuole, il tifoso vuole. Nel calcio si vince e si perde. Noi cercheremo di vincere il più possibile. Quali sono le prime intenzioni, le prime impressioni che ha avuto di questo gruppo? È un gruppo che la segue, che fa quello che dice, soprattutto da cui sa che può avere molto. No, ho chiesto soprattutto dei giocatori, dei calciatori importanti, la società William mi ha fatto questo regalo, mi ha messo a disposizione giocatori importanti, ma soprattutto uomini veri, uomini che comunque sia sanno cosa significa venire a giocare a San Benedetto, ma non soltanto con le parole, ma soprattutto con i fatti. Il mio compito è quello di dare a loro una mentalità vincente, una mentalità da leoni, da animali in mezzo al campo. Ma io credo che questo rispecchi lo sport, l'ho fatto da giocatore e lo farò da allenatore. L'umiltà è la cosa più importante che un calciatore deve avere, e noi partiamo dall'umiltà per poi diventare grandi. Una domanda devo fare al mister, perché volevo chiedere quanto li ha fatti correre, quanto ha lavorato su questi ragazzi, perché ogni volta che li intervistavo telefonicamente mi dicevano: il mister è un martello, sta lavorando dalla mattina alla sera. Per vincere bisogna lavorare, non c'è altra spiegazione. Loro è un gruppo fantastico, i ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera, anche domani mattina noi alle 8:30 faremo allenamento, non fanno nessuna piega, vogliono lavorare, sanno cosa significa, ti ripeto, fare calciatori in una piazza importante. Gli ho spiegato che il calcio qui a San Benedetto è importante, ma per tante componenti. Vincere poi magari sarà l'ultima cosa, ma soprattutto la prima cosa sarà quella di dare soddisfazione alla gente, perché la gente l'ha dimostrato in queste partite dove noi abbiamo giocato, vincendo, pareggiando o perdendo, loro ci hanno chiamato sotto la curva e ci hanno fatto un grande applauso, e questo è quello che vogliamo. L'ultimissima domanda, è vero che prima o poi bisogna incontrarle tutte, sono uscite le prime tre giornate, prima il Modena, poi la Fermana in trasferta, poi il Ferrar Pisalò. Che inizio è per la Samba? Noi siamo la Samba, non possiamo guardare gli avversari, è normale che le partite vanno preparate, però la mentalità deve essere quella di scendere in campo e vincere sempre. Grazie, signori, Francesco Moriero!